Scritto. Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Ecco, oggi faremo tutto in italiano, come avete visto. Oggi parleremo appunto del libro del professore Boldrin, Tremonti, istruzioni per il disuso. Penso che sia un momento molto appropriato per parlare appunto del libro del professore, perché dopo la crisi vedremo effettivamente i veri effetti delle politiche prese nel passato, non so come dirlo. Come prima domanda, forse per le persone che non hanno letto il libro, chiederei, secondo lei, professore, cosa sono i tre concetti principali del libro? Allora, io sono contento di presentarlo, il libro non è solo mio, sono uno degli autori, il libro è nato, un libro vecchio. Mi è sorpreso che il club Madan e Luca mi hanno chiesto di presentarlo brevemente oggi, però è un libro vecchio, un libro che ha letteralmente 11 anni dal suo concepimento e 10 da quando, no, 11 anche da quando è stato completato, perché poi in realtà l'abbiamo scritto rapidissimamente. È stato scritto da, in ordine alfabetico, Alberto Bisin, Michele Boldrin, Sandro Brusco, Giulio. Mi viene Giulio Zannella che arriverebbe alla fine, scusate, e Gianluca Clementi, e non mi ricordo se Giorgio Topa era ancora con noi, se in America aveva smesso, e poi nella seconda edizione, quella che credo trovate per 90 cents in versione ebook su Amazon, quindi compratelo, nel senso che insomma, non è un comprare. Secondo me è un libro divertente, il libro più divertente che abbia scritto o cui abbia cooperato di scrivere, e senz'altro quello in cui mi sono divertito di più, perché fu una psicoterapia di gruppo per il compagno il Brusco. Il compagno il Brusco, che c'ha il cuore che batte a sinistra ancora nonostante tutto, era venuto in Italia in sabbatico e correva l'anno Domini 2009. Dopo 4 mesi di sabbatico, perché aveva iniziato tipo a giugno ed era a settembre del 2009, chiamò, anzi scrisse. Devo salutare le persone che stanno arrivando su Twitch, perché su Twitch le persone arrivano un po' a rate. E ciao a tutti, ragazzi, edizione speciale. Abbiamo approfittato di un incontro col Book Club di Bologna. I due signori che vedete, Madame Park e Luca Bazzoni, sono due degli animatori del Book Club di Bologna e stiamo dialogando con loro su un vecchio libro del gruppo Noi Siamo America. Insomma, il compagno il Brusco disse: non ce la faccio più. Ho bisogno di supporto psicologico, perché qui sembra che Tremonti sia un genio e sembra che le politiche economiche che stanno facendo, che si vedeva già che erano disastrose, siano, come dire, come dicono in America, the best thing apple, after apple pie, la cosa migliore inventata dopo la torta alle mele. Questi, insomma, ragazzi, e noi, ovviamente, la prima reazione del gruppo è un po' tra il cinico e il ridanciano, diciamo, ecco, ci vuoi fare, colpa tua, non andare a fare il sabbatico in Italia, potevi andare, che ne so, a Londra, in un posto più carino, potevi andare a Princeton, che sta un po' sotto casa tua. E poi alla fine vinse Sandro, che disse: no, no, dai, una cosa seria, qui c'è l'occasione di parlare di alcune cose di fondo. E scrivemmo questo libro in 3 mesi. Ed era l'atmosfera era tale per cui facemmo l'errore, devo dirlo, adesso non è più riparabile, di pubblicarlo per una piccolissima casa editrice senza badare molto alla spedizione, per cui questi pubblicarono tipo 2000 copie che vennero esaurite subito e il libro divenne di per sé introvabile. Il contenuto del libro era, da un lato, di prendere letteralmente un po' in giro le fanfaronate, gli errori e la stampa. L'oggetto vero di critica non è tanto Giulio Tremonti, che si critica da solo, ma l'intero milieu culturale attorno a lui, del dibattito pubblico italiano, degli intellettuali pubblici italiani, dei giornali, specialmente quelli importanti, delle televisioni italiane, e quindi in questo senso attuale, perché quel che valeva allora vale anche ora. I difetti sono rimasti abbastanza gli stessi e le concezioni di fondo della politica economica sono rimaste le stesse. La domanda era se poteva dire i tre concetti principali del libro. Cerco di elaborarli un po' di più. Alla domanda l'ho forse sfuggita.
l'ho evitata. Beh, i concetti principali, uno è proprio questo, che la politica economica italiana da sempre si crea collettivamente, una specie di consenso collettivo in realtà, che risponde in maniera non realista, in maniera nazionalista, in maniera patriottica, si viene pensato, in maniera autocelebrativa ai bisogni della nazione, dicendo, ed era una delle caratteristiche del tremontismo, siamo una grande nazione, la famosa cosa della siamo la settima politica industriale, la seconda politica manifatturiera italiana, quindi dobbiamo aver fatto qualcosa di giusto, di sicuro. E quindi non c'è niente di sostanziale da cambiare, c'è solo da dare una mano a queste grandi eccellenze italiane. Questo devo dire che vale ancora, mi sa che oggi mi portate col Book Club di Bologna a dire qualche cosa negativa sugli orientamenti di politica economica del governo Giavazzi. E del governo Giavazzi, ecco lapsus, del governo Draghi. Mi è partito il nome Francesco Giavazzi perché ovviamente è lui che si sta occupando degli aspetti economici, almeno da Palazzo Chigi, e Daniele Franco da Via 20 Settembre. Comunque, questa è la caratteristica principale. La seconda era che la crescita, questo è eterno, ed è diventata, l'Italia su molti errori diventa la apripista dell'Europa, secondo il mondo. Va tutto bene, manca solo un po' di domanda. Se noi facciamo un po' di trasferimenti e un po' di spese, si creerà domanda. E creandosi domanda, che manca miracolosamente, anche se c'è l'offerta, tutto tornerà in ordine. Il terzo argomento è una forma di non comprensione, che in Tremonti era molto esplicita, molto esplicita, molto esplicita. Qualcuno dirà anticipatori, se volete su questo torniamo, ma non comprensione della dimensione mondiale della crescita economica ormai, e cioè degli dati positivi oltre a quelli negativi della globalizzazione, della necessità, assoluta necessità, se vuoi stare nel mondo, di giocarci. Di starci dentro, sia dal lato cambio tecnologico, quindi educazione, formazione personale, mobilità, sia dal lato del commercio, e quindi accettare che si commerciano uomini e merci fra paesi, si commerciano, nel senso che si scambiano, e che su questo, in termini di politica, vuoi giocare un ruolo attivo e anche culturalmente vuoi dire, favorire nel paese un atteggiamento proattivo rispetto a questo, non un rifiuto, non un continuo tentativo di difendere questo o quell'angoletto, ma una dinamica di, come avrebbe detto Elenio Herrera, tocca la bala. Quindi gioca la partita, insomma. Ecco. Una cosa molto curiosa del libro è che all'inizio praticamente sembra che Tremonti non capisca il meccanismo del free trade, cioè il fatto che sia sempre, o secondo me quasi sempre, positivo avere il free trade, no? Non è solo Monti, lo sono molti. Ora, questo è un problema un po' delicato. Perché? Perché il free trade è una cosa che fa bene dopo a tutti. All'inizio fa bene solo alcuni. Questa è una cosa che si capisce e che gli economisti sanno. Tant'è che cosa si teorizza sempre. Questo ci porta su un argomento diverso. Dalla politica economica italiana proprio, ma va benissimo, si è adatta molto per esempio agli Stati Uniti d'America. Tutte le volte che tu apri alla concorrenza un mercato o altri, e quindi aprire il commercio internazionale è una maniera, quello che fai è ovviamente favorire l'entrata di aziende più competitive di quelle che ci sono, probabilmente fai arrivare da un lato e dall'altro, quindi movimenti anche in una direzione o nell'altra, ma guardiamo dal punto di vista di un paese solo, egoisticamente, no? Fare arrivare prodotti probabilmente a prezzo più basso, quindi favorendo il complesso dei consumatori, però ovviamente metti in difficoltà e in discussione qualcuno all'interno che aveva, certo, che aveva però acquisito una posizione di mercato, ci stava, anche se era obiettivamente inefficiente rispetto al resto del mondo, anche se faceva le cose poco bene, anche se questo qualcuno tende a reagire, delle ragioni per cui ci sono le opposizioni. Allora, i teorici come me, ma neanche del tutto, dico che ci vogliono i side payments o i compensating transfer, che non sono poi la fine del mondo, e sia che alcuni parecchi si fanno, particolarmente con industrie
sostanziali, con le imprese sostanziali si tendono a fare. Infatti in questi accordi di commercio internazionale chi neanche solo, non dico partecipato, ma sentore di come funzionano, ci sono nei dettagli, insomma, se tocchi la Fiat, per dire, o tocchi la, se tocchi la Buitoni, o tocchi la Barilla, o tocchi la Ferrero, ci sono aggiustamenti. Questi sono un po' mancati in alcuni paesi. In Italia pure, perché alcuni settori italiani sono stati obiettivamente travolti dalla concorrenza. Lì non c'era neanche tanto molto da fare, va detto onestamente, nel senso che sarebbero, io credo, stati capaci, entreremo molto nel dettaglio di cosa è successo, se ricordate la volta scorsa, negli anni 80, negli anni 70, negli anni 80. Sarebbe bastata, io credo, per la natura dei prodotti che facevano, un minimo di politica attiva della ristrutturazione, un non favorire imprese decotte in quegli anni, 70, 80, 90, per essere capaci di gestire molto meglio la relazione con l'arrivo di cinesi, brasiliani, indonesiani e così via, poi dal 2000 in avanti. E questo non è successo. E questo ha scatenato critiche feroci, portando alle logiche tremontiane. Un giorno i cinesi faranno tutto loro e noi moriremo di fame. Beh, se fanno tutto loro, devono venderlo a qualcuno, ce lo vendono a credito, facciamo osservare noi. Benissimo, io sono contentissimo, c'è qualcuno che fa tutto per me e mi fa credito continuamente. Appunto, parlando dei cinesi, una cosa molto curiosa però è il fatto che effettivamente pare che i cinesi stanno praticando una sorta di protezionismo celata forse si dice. E, ero curioso di sentire un po' quello che pensavi su questo aspetto qui, insomma, cioè secondo te come dovremmo reagire al loro protezionismo celato, che tra l'altro non è molto celato. Non è molto celato. I cinesi non stanno praticando alcun protezionismo drammatico, sia chiaro. Conosco abbastanza la Cina, so benissimo che ci sarà qualcuno che dirà non è vero, fanno i trucchi. Allora, i trucchi li fanno tutti e la mia impressione non è quella di un mercato cinese in alcuni settori chiuso. Noi abbiamo accettato che la Cina entri nel WTO e per quanto riguarda, se voi guardate le infrazioni WTO, nonostante l'attento mondo intero che guarda la Cina è sotto molti paesi, compresi Stati Uniti e Unione Europea. Quindi non è che proprio facciamo tutti questi trucchi. La Cina è un paese statalista, dirigista, molto più di altri, in cui il potere politico ha un controllo su alcuni gangli dell'economia molto più forte che nel resto del mondo. Ed è anche un paese fortemente nazionalista, nel quale vi sono settori, come dire, che si autoproteggono. Però la Cina importa. E se uno guarda bene la bilancia commerciale cinese, si rende conto che per tutti gli anni che sono arrivati fino al 2000-2002, la bilancia commerciale cinese era solo leggermente in attivo. E cioè tutto ciò che la Cina esportava, poi lo usava per finanziare l'import. Infatti sono questi gli anni in cui hanno importato tecnologia, hanno acquistato beni capitali. Certo, la Cina tende a vedersi, la vediamo come molto... come dire, presente, no? L'idea del produce tutto è perché produce tanti beni di consumo. Okay? Poi c'è stata una fase, la fase fondamentalmente del boom edilizio pre-crisi del 2009 e così via, in cui lo sbilancio della bilancia commerciale americana, non solo americana, e l'abbondante liquidità che girava per il mondo non è finita solo nell'immobiliare spagnolo, irlandese e americano, ma è finita anche nel finanziamento di un deficit con la Cina, americano particolarmente grande. In quegli anni il surplus cinese è esploso, adesso è ritornato sotto controllo, non l'ho guardato ultimamente, mi ha incuriosito, andrò a guardare in un attimo. Adesso credo post pandemia un rischio c'è, la Cina sta uscendo dalla situazione, ha gestito la situazione in maniera molto diversa, con chiari scuri, ci sono delle cose positive e delle cose negative, e questa sensazione
però un argomento che non ho studiato, quindi non voglio buttarmi a dire scemenze, perché finisco per dire... ho la sensazione che ci sia una situazione dovuta a pandemia e a provvedimenti presi contro la pandemia di come si dice, disruption, sono pezzettini della catena di produzione di vari settori a livello mondiale che non funzionano, che spiega parecchio alcuni aumenti di prezzi e alcune mancanze di materiali o di beni o di... Il più noto è questo dei chips, no? Ma ce ne sono anche altri in farmaceutica, addirittura anche nell'alimentare. Ed è perfettamente possibile che la Cina, funzionando meglio in questo momento di uscita, si prenda altri pezzi di mercato lì. Sul fatto che pratichino un protezionismo occulto, io francamente non sono praticamente d'accordo. È la stessa identica accusa che venne fatta negli anni 80 e inizio anni 90 al Giappone. E poi svanì. Se vi ricordate, vi furono perfino delle scene storiche, no? I viaggi di Bush in Giappone a protestare, eccetera. E poi la cosa finì in un nulla, perché il problema più di tanto non sussisteva. Che ci siano atteggiamenti culturali per cui alcuni paesi tendono a comprare, i cittadini di alcuni paesi tendono a comprare cose prodotte nel loro paese, anche se leggermente inferiori agli stranieri, non è affatto vero, ma a loro sembrano superiori, e anche quello è il problema. Avrei una domanda io la vedo così. Avrei una domanda che in realtà non c'entra niente. Abbiamo letto nel libro che a un certo punto Tremonti ha usato il CDP, la Cassa Depositi Prestiti, per celare un po' di debito italiano. E volevo capire un po' meglio questo passaggio, perché cioè, non essendo economista come voi, non ho capito molto bene. Cioè, mi sembrava quasi un po'... Posso rivelare chi è il personaggio che ci guarda attentamente e sorride e non commenta? Beh, Luca lo sa meglio di me. Io sono un po' stronzo. Nel book club di Bologna non si dice, ma sul canale Twitch di Boldrin si dice. Allora, è abbastanza semplice. Il debito deve essere pubblico, no? L'Italia nasconde tanto debito pubblico sotto forma di casse, ce ne sono tante di casse depositi e prestiti, la casse depositi e prestiti è più grande. La casse depositi e prestiti, se non sbaglio, capisci, è un'istituzione di diritto privato, una società per azioni. Formalmente non è stato. Formalmente è come il CIS First Boston. Non fa nessuna differenza. Il suo azione, sia chiaro, non è solo l'Italia che lo fa, ci sono parecchi altri paesi, anche la Cina lo fa. Cioè, formalmente le banche cinesi non sono organismi dello Stato cinese, sono società per azioni, il cui azionista principale è un pezzo dello Stato. Nel caso cinese addirittura diversi, compreso l'esercito, ma non importa. Quindi lo fanno in tanti, anche i tedeschi ne hanno alcune, no? Le famose Landesbank. Nel caso italiano funziona così, ma vale per Cassa Depositi e Prestiti come vale per Eni. In Cassa Depositi e Prestiti è palese, perché si manifesta anche nella quantità di azioni, con Eni, Enel e altre vale in forma più subdola, perché ha a che fare con meccanismi di controllo, di golden share, di diritti privilegiati e di equilibri politici, ma è così. E questa cosa, se non sbaglio, è davvero, non so se Luca se lo ricorda, l'aveva fatto il primo, l'apripista qui è il governo Prodi, il primo governo Prodi pre-entrata nell'euro. E c'è un'operazione di derivati che passarono un pezzo di debito pubblico in essere a depositi e prestiti e ad altre aziende controllate dallo Stato, che fecero sparire una fetta di debito pubblico formalmente. Quando io dico infatti che lo Stato italiano, che la politica italiana controlla ben più del 48%, quant'è, di prodotto, di quest'anno è già il 52, credo, di prodotto interno lordo, che è misurato statisticamente dalla spesa pubblica totale, perché controlla un altro 20% attraverso il potere di fatto, no? La proprietà di fatto che lo Stato o le regioni o i comuni hanno su centinaia di aziende, fra cui una buona fetta delle più grandi, perché se guardate la borsa italiana, vedete che io credo, qualcun altro giorno ha fatto i conti, credo che sia una cosa tipo, no, meglio che non lo dica, ma è un numero enorme, è di fatto controllata dallo Stato, quindi questo è uno dei giochetti che vengono fatti. Mi sbaglio, Luca?
No, esatto, specialmente la percentuale di PIL rispetto al PIL totale è enorme. Ma in realtà io e Luca avevamo parlato di questa cosa diversi mesi fa, più o meno, se non sbaglio, avevamo detto tipo 70% dell'economia italiana, perché poi, non so se ti ricordi, ma avevo cominciato a guardare le regioni e tutte le aziende strane che hanno le regioni, i comuni, eccetera, eccetera. Però non c'entra niente. Adesso, tornando al libro, avrei una domanda un po' cheeky da fare al professore. Cioè, sono molto curioso di sentire se secondo, ma posso darti del tuo, vero? Se secondo te Tremonti ha fatto qualcosa di bene, cioè vorrei che tu dicessi o cercassi di elencare cose che ha fatto bene Tremonti, giusto per curiosità. Next question. Next question sarebbe. Sicuro che noi, come vale, come abbiamo spiegato, no, anche Mussolini ha fatto cose buone, il che non toglie il giudizio complessivo e anche non solo complessivo sul soggetto, nel senso che quando uno ha il potere che ha avuto Monti, grazie a Silvio Berlusconi, per lungo tempo, dal 94 al 2011, nella sua azione di ministro di politico, farà anche delle cose buone. Devo ammettere onestamente che faccio fatica a ricordarmele. Perché? Perché le uscite pubbliche di Tremonti, d'accordo? Le uscite pubbliche di Tremonti, ecco, vedo che Tremonti ha detto che Draghi sull'Etta ha sbagliato, appunto. Le uscite pubbliche di Tremonti sono drammaticamente negative. Cioè, Tremonti ed è un uomo di intelligenza, non è vero che non capisce, lui capisce, ma è un uomo animato da una visione del mondo, dell'Italia, che è imbarazzante. Ma è molto sottilmente abile perché lui vende una specie di come dire, amor proprio italiano, che è molto diffuso in Italia. Gli italiani hanno una forma di amor proprio, di bella figura, che si basa moltissimo sul ditino alzato, sulle pretese, sull'autoraccontarsi e non sui fatti, e sull'inalberarsi quando metti in evidenza i difetti. Il tutto viene spacciato per ottimismo, in realtà non lo è. Culturalmente è una forma di arrendevolezza, è un misto di arrendevolezza e di arroganza. Perché l'ottimismo, come l'ho vissuto io nella mia vita, come lo vedo in altri paesi del mondo, consiste nel fatto che capisci i tuoi limiti, però dici cazzo, adesso faccio meglio. Cioè, io ho sempre vissuto, io sono considerato da tutti una persona ottimista e credo che quello che vale a livello di persone vale anche a livello di atteggiamento collettivo. L'ottimismo consiste nel fatto che mi sono infilato in un brutto canalone, in un brutto dietro che non riesco a passare. Adesso mi sposto a destra, lì la parete è meglio e passo, non muoio qua, non cado. D'accordo? Per me l'ottimismo è quella cosa lì. Però mi sono infilato in un dietro dove non riesco a passare, porca loca, troppo liscio. L'atteggiamento invece è diffuso. Ecco, il rappresentante, per esempio, le cose buone che potrebbe aver fatto sono, per esempio, creare la Fondazione Edison. La cosa tremenda che ha fatto è lasciare la Fondazione Edison, che è estremamente ricca, una delle fondazioni potrebbe fare molto in Italia per la cultura, per la ricerca, in mano a delle persone francamente di bassa qualità, che la usano per fini personali, per politica, cioè Forti, Squadri Occulti e compagnia, e hanno trasformato la Fondazione Edison in una produttrice di balle. Un anno e mezzo fa sul mio canale mi sono divertito, poi mi sono persino stancato a produrre brevi video con il mio amico signor Ernesto, in cui smontavamo, ma era fin troppo facile, era un giochetto da ragazzini, le bugie, letteralmente bugie, la Fondazione Edison, spendendo tra l'altro cifre sostanziali, spacciava una serie di libretti patinati, lussuosissimi, no? Distribuiti sotto il titolo 10 falsi miti, è caduto Luca, sull'economia italiana. E il problema è che la loro distruzione di 10 falsi miti era la costruzione di 10 bugie. Ecco, queste cose qua, secondo me, fanno un danno tremendo. Per cui sì, io purtroppo di Tremonti ho questa immagine, che è quella che però lui sceglie di dare, io non so cosa farci, cioè di uno che tende a diffondere visioni. Vedo che uno degli ascoltatori dice socialistoidi, non so nemmeno se sono socialistoidi, io li chiamo più fascistoidi, nel senso del fascismo sociale, strettamente, no? Che è appunto l'Italia è un grande paese, noi siamo bravi, sugli altri devono imparare da noi e lo Stato farà, lo Stato risolverà. Ah.
Una domanda l'hai già risposto, quindi passerei all'ultima domanda, che in realtà è una domanda un po' più creativa, perché in genere dopo le critiche, cioè noi pensiamo sempre che ci debba essere una parte un po' più positiva, no? Di fare, e quindi ci chiedevamo cosa sarebbero 5 decisioni che tu avresti preso in modo diverso. In che arco di tempo? Tremonti è stato lì al potere dal, appunto, come ho detto, dal 2004-2011, quindi se mi dai un arco di tempo, io anche cerco, però c'è bisogno di un arco di tempo, se no cambia. Magari perché il problema quando ero ministro delle finanze e dei tesori, non so se si chiamava. Sì, sì, diciamo che lo è stato in svariati momenti. Vabbè, allora, una cosa che avrei fatto di sicuro, ma questo non coinvolge solo lui, avrei cercato di migliorare la legge sulle pensioni Dini, che venne fatta quando il primo governo Berlusconi cadde, però poi loro tornarono al potere nel 2001 e io con Elsa Fornero feci parte della prima e credo unica commissione che, dovendo in attuazione della legge Dini, doveva valutare lo stato del sistema pensionistico riformato, che a quel tempo era quello vecchio, perché la riforma era stata fatta in modo tale che nel 2001 non era cambiato assolutamente ancora niente, e dove indicavamo che c'era necessità di cambi. Praticamente i cambi che poi Elsa Fornero cominciò a introdurre quando ebbe l'opportunità di essere ministra per quei pochi mesi, e che così controversi sembrarono, e che i Tremonti attaccarono, e che invece avrebbero dovuto essere favoriti. D'accordo. Di sicuro non avrei permesso, non avrei anzi aiutato uno dei suoi colpi più gravi. E quale? Nel bene o nel male, probabilmente per pressione europea, il governo Prodi e i ministri del tesoro del periodo 96-2001 un po' di rallentamento nella crisi della spesa pubblica, di riduzione del deficit, l'avevano messo in corsa per davvero. Infatti, se guardate il trend del debito pubblico sul PIL dal 96 al 2001, cala. Credo unica volta in cui cala in maniera duratura e sostanziale nella storia d'Italia dagli anni 80. D'accordo? Loro, perché qui fu una scelta congiunta, ovviamente, Tremonti e Berlusconi, invertirono chiaramente la tendenza. Il governo Berlusconi, il primo governo Berlusconi, diciamo serio, di lunga durata, il 2001-2006, fu un governo che spese in trasferimenti, in regalie, in aumenti delle pensioni e in altre follie, in maniera, e creò, perché siccome la legislazione, quando fai spesa strutturale, poi prevede le spese, no, nel lungo periodo, e creò dei trend di crescita che ancora oggi paghiamo. Tant'è che, appunto, perfino uno dei loro senatori, che poi divenne loro ex senatore perché se ne andò, Mario Baldassarri, iniziò poco alla fine di quegli anni una lotta politica con Tremonti, che purtroppo perse, mettendo in evidenza che i cosiddetti tagli delle spese tali non erano, cioè che il taglio era: avevo previsto una crescita del 4, farò crescere al 2. Beh, cresce comunque, non hai tagliato una beata minchia, soprattutto se parti con crescite. Quindi su questo Tremonti fu, poi ovviamente non fece cosa? Non fece una riforma fiscale, siamo qui oggi a farla con 25 anni di ritardo. E le sue proposte sul piano fiscale, senza entrare nei vari dettagli, furono una più folle dell'altra. Poi sarebbe stato necessario aprire il dibattito sulla situazione fiscale del paese nel lontano 2000. Chiaramente questa non è la responsabilità solo di Giulio Tremonti, sia chiaro, anche di Tommaso Padova Schioppa, di Piercarlo Padoan, di, adesso non mi ricordo tutti i ministri del tesoro, no? È una responsabilità di molti, ma in realtà anche sua, perché in quel ruolo ha avuto molto, molto potere. Non so quante ne ho dette, se ne ho dette 4 o 5. Ecco, l'altra cosa che avrei fatto, invece di aumentare enormemente il potere di Cassa Depositi e Prestiti, e questo lui poteva, diciamo, di no, non lo poteva fare, avrei operato attivamente, questa forse è la cosa più grave, questa sia avvenuta abbastanza sotto il suo controllo, lui ha aiutato. Avrei aiutato a un processo di creazione di concorrenza nel settore bancario, di uscita delle fondazioni dal controllo delle banche, che se fosse avvenuto, infatti una delle cose che discutiamo nel libro con grande attenzione, che se fosse avvenuto in tempo debito, e cioè all'inizio del 2000, avrebbe evitato, tra l'altro, l'impoverimento delle fondazioni benefiche,
avvenuto poi col crollo del valore della banca italiana post 2010-11. Okay? Le fondazioni, le varie fondazioni benefiche, oltre a essere ancora purtroppo totalmente controllate dalla casta politica, una cosa indecente quello che finanziano moltissime di queste. Alcune per carità fanno delle cose buone, ma altre fanno delle cose tremende. Hanno anche perso patrimoni, ma in maniera sostanziale, hanno ormai tutti dei patrimoni che sono una frazione di quello che avevano. Questo dovuto alla scelta che Tremonti appoggiò, perché c'era un interesse leghista a controllare banche del nord attraverso province, regioni e comuni, di mantenere e rafforzare la presenza, il tentativo di controllo da parte delle cosiddette fondazioni bancarie, no? Sono fondazioni benefiche pubbliche, specialmente nel nord, ma non solo nel nord, e questo ebbe effetti gravissimi. Ritardò di 20 anni la modernizzazione del sistema bancario italiano, che è ancora dovuta, e per di più fece impoverire queste fondazioni, perdendo un patrimonio. Quindi questo direi una cosa. In genere, verso la fine, Luca fa una domanda molto intelligente. Chi si prepara, vai. No, mi sono perso una parte, però cosa pensi se ti posso dare del tuo, cosa pensi del sistema bancario adesso italiano dal punto di vista di competizione? Ci sono troppe banche nel mercato o quale potrebbe essere la soluzione adesso per andare avanti? Ma guarda, anche a livello europeo. Non lo so se ci sono troppe banche. Allora, ci sono due cose diverse. Tu fai politica monetaria, una cosa discussi a suo tempo tanti anni fa a Milano col tuo ex presidente e mio ex professore, che so che essere d'accordo, però dice giustamente questo non lo posso fare io. La grande riforma, c'è qualcosa che fischia da qualche parte. Provate a chiudere i microfoni. Ecco, non fischia più. La grande riforma bancaria europea, credo che voi lo sappiate, che BCE si sappia, è la seguente. Occorre costruire banche europee. Al momento l'unica banca leggermente europea forse è Deutsche Bank, ma neanche tanto, perché la sua presenza negli altri paesi fuori Germania. Ma riuscite a spiegare il perché al non economista? Ma è banale, pensate alle grandi banche europee. La Spagna è dominata da, io dico la spagnola, BBVA, si direste in italiano, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, a Santander, e adesso io sono molto contento perché ho una grande stima del presidente, dalla nuova superbanca costruita dalla fusione di Bankia e Caixa. C'è una cosa, per chi conosce la Spagna, c'è un po' una vendetta. Goyri Golzarri è un grande banchiere, venne cacciato maniera ignominiosa con un trucco politico schifoso dalla direzione di BBVA che doveva prendere, e adesso è riuscito a ridiventare il più grande banchiere spagnolo comunque, e solo per merito suo. Quindi questa cosa a me diverte molto, ma è una questione personale. Comunque, però sono tutte banche spagnole, totalmente spagnole. Vai in Francia, della stessa cosa. Vai in Germania, della stessa cosa. Vieni da noi, più o meno la stessa cosa. Cioè la presenza, c'è un po' di Credit Agricole, c'è un po' di Deutsche Bank, chi altro c'è un pochino? ING, Unicredit. ING un po' nei centri delle grandi città, però insomma è poca roba, faranno il 10% del mercato. E qual è questo problema? Tutte queste banche nazionali implicano, siccome la politica monetaria si fa cambiando, commerciando sui mercati con le banche, che non è che la politica monetaria si fa, la Banca Centrale Europea dà i soldi direttamente agli imprenditori, è una follia, no? Perché come fa la Banca Centrale Europea a capire se deve dare i soldi a te, a me o a Luca? Lo fanno le banche. E tu chi dai i soldi alle banche? Se le banche sono strutturalmente legate a un paese, dipendono molto dal paese, la loro reazione con lo stimolo di politica monetaria sarà completamente diverso, perché sarà completamente dipendente dalla situazione del paese, e per di più sarà anche completamente dipendente dalla loro condizione patrimoniale, che non sono omogenee. Quindi quando tu fai politica monetaria e fai operazioni con il mercato aperto, che so, con Santander, non stai facendo politica monetaria europea, stai facendo politica monetaria della Spagna. E questa cosa l'abbiamo vista col primo quantitative easing, no? La crescita enorme di liquidità che finiva nelle banche tedesche, e il fatto che le iniezioni di liquidità poi alla fine servivano poco, perché le altre banche, specialmente italiane e spagnole, non avendo
prospettive, non avendo una situazione patrimoniale, perché erano assolutamente deboli dal lato NPL. La sto facendo lunga, però è per spiegarla, devo far così, credo che Luca mi capisca. Non riuscivano, non trovavano conveniente prestare, perché se sei in una situazione di stato patrimoniale indebolito, col cavolo che prendi i rischi di prestare al piccolo imprenditore. Faccio una domanda un po' stupida, ma perché le banche grandi non hanno cercato di fare un merger? So che è totalmente fuori tema, ma la mia personale opinione, ma prego Luca, prego. Più che altro perché non fai conto, se abbiamo due banche che non fanno profitto e le uniamo, non abbiamo due banche che fanno profitto, abbiamo comunque una banca sola che non ha profitto, stessa cosa per il rischio. Quindi non ha spesso senso fare dei merger. Poi queste banche sono già banche enormi, anche a livello internazionale, quindi non è una cosa molto semplice unire due banche che sono cosiddette G-SIB, quindi banche sistemiche. Esatto, cioè non è che Santander è piccolina, se tu metti insieme Santander e Intesa costruisci un mostro gigantesco. Allora, la soluzione quale sarebbe? Swapping, letteralmente, di quote di mercato. Però questo è una decisione tutta politica, cioè letteralmente, tra l'altro si può fare, io credo che il regolatore europeo, se ci fosse un agreement, visto che tra tutte queste banche, a mio avviso le più private di tutte sono le spagnole, non so cosa pensi Luca, però se io penso le più indipendenti dal sistema di potere politico sono le spagnole. Anche lì l'indipendenza è limitata, perché come mi un giorno ed ero coinvolto disse solennemente Emilio Botinna, hasta el Santander se puede quejar con Moncloa, però no más que tres años. Al quarto anno cedo io, perché vince Moncloa. Moncloa è la sede della presidenza del Consiglio spagnola, e quindi ci sarebbe necessità di avviare un processo, tecnicamente si può fare in qualche maniera, di diffusione delle francesi in Germania, Spagna, Italia e tutto il resto dei paesi minori, delle italiane in Germania, via, in modo da creare banche europee. È un processo che, se mai lo avvii, mai si farà. I merger possono servire, sì, ma fra banche piccole, per carità, certo. Comunque lo vedi, i merger sono tipicamente fatti, di nuovo l'ha già detto Luca, dall'idea scema che mettendo insieme due banche fallimentari ne fai una buona. Non funziona mai, perché si sommano sia i negativi che i positivi. C'è un'unica maniera di farla, che è quella brutale che sta facendo Gori Golzarri, che è mandando a casa, ristrutturando davvero e creando però anche, ovviamente, ma il suo lavoro, secondo me fa bene, però sta mandando a casa 7.000 persone dopo la fusione. Perché ha detto, io voglio fare una banca che funzioni, e queste due sono però grandi. Quindi lì c'è proprio un problema di fondo che può essere risolto solo dal mondo politico, perché il controllo politico, sai, noi diciamo molto dei cinesi, per carità, il livello del controllo che il potere politico cinese ha sul sistema bancario cinese è molto superiore al nostro, ma non è che l'Europa sia proprio sta cosa per cui le banche fanno quel diavolo che vogliono. E in Italia in particolare le banche obbediscono abbastanza pedissequamente a quello che 20 settembre o Palazzo Chigi decide. Michele, posso chiederti una domanda? E cosa pensi dell'unione bancaria? Potrebbe risolvere questi problemi a livello europeo? L'intenzione è quella, no? Lo sai anche tu, però secondo me gli manca sta ruota. Scusatemi, ma non ho proprio capito la domanda. No, l'unione bancaria praticamente si metterebbe un fondo europeo oppure l'Unione Europea stessa come lender of last resort, cioè nel caso che una banca stia fallendo non abbiamo gli stati nazionali che entrano e la salvano, ma abbiamo un corpo europeo, e questo diminuirebbe anche i tassi di interesse con cui le banche prendono soldi praticamente in tutto il sistema bancario europeo. Sì, cioè voglio dire, se ti pensi, l'unione bancaria è una di quelle cose che quelli come me, che poi molti dei bagnaisti si dicono, ma anche tu eri contro l'euro. Certo, a suo tempo io ero fortemente contro la procedura di costruzione dell'euro, non perché sia contro l'euro in principio, ma perché secondo me era erroneo come ci si è arrivato per la scelta politica di Mitterrand imposta a tutti, di Mitterrand e Prodi, poi in realtà di Mitterrand della sinistra italiana, sono stati loro due i veri creatori dell'euro, con questo gruppo,
perché c'era da fare l'unione bancaria prima, c'era da fare una serie di cose che avrebbero reso la creazione, anche aggiustamenti più sostanziali di politica fiscale, che avrebbero reso l'unione monetaria molto più efficace di quanto sia stata. Sono anche dell'opinione che cosa è fatta Capoa, e siccome alla fine va bene, perché come progetto va bene, anche se l'hai fatto male, e sta dando comunque dei frutti, perché c'è poco da fare, gli ultimi che devono protestare per l'euro sugli italiani, ci ha salvato il culo in una maniera, ecco, questa per esempio è un'altra grande, tornando a Tremonti, menzogna di Tremonti, col potere mediatico che ha, con la visibilità che ha, col controllo che ha avuto, non ce l'ha più, ma insomma ce l'hanno i suoi epigoni, il controllo che ha avuto le visioni e informazioni, il non aver spiegato agli italiani, mi ricordo dibattiti feroci, però in cui sono finito non in minoranza scientifica, ma in minoranza mediatica, con i suoi epigoni, anche con lui, sul fatto che obiettivamente l'euro ha salvato in termini di interessi reali probabilmente qualcosa fra i 5 e gli 800, a sto punto non lo so più, il conto è un pezzo che non lo faccio, quindi non so in questi anni, 5 e gli 800 miliardi di euro alle casse degli italiani nella forma di tassi di interesse, ok? L'abbassamento degli spread, eccetera. Quindi ha salvato assolutamente il culo all'Italia. L'Italia, secondo me, dagli anni 90, se si fosse dovuta arrangiare da sola, senza europei, senza prospettive internazionali e con i tassi nominali e quindi reali, con lo spread che avrebbe avuto se fosse rimasta fuori dall'euro, o se avesse annunciato che ci rimaneva fuori, sarebbe probabilmente collassata di nuovo. Ci sarebbe stato un collasso ben peggiore di quello del 92. Ben peggiore di quello del 92. Quindi per quello io poi alla fine ho detto, vabbè, c'è, va anche bene, cerchiamo di aggiustarlo. Il fatto che non si sia fatta, è obiettivamente l'unione bancaria, insomma, è una delle cose che si deve a Draghi, nel senso che lui ha spinto molto perché si facesse. Io non conosco le trattative, come dire, dietro le quinte, quindi non so quanto, per esempio, si sia provato a permettere. Ecco, sarebbe a mio avviso necessario che si cambiasse il sistema, però io lo conosco poco, forse Luca ci può illustrare meglio, io lo conosco veramente poco, quali sono le regole per la regolazione del sistema bancario a livello europeo. Io sono dell'opinione che ci servirebbe un regolatore europeo che utilizzasse come mercato di riferimento quello effettivo, e cioè che dicesse Unicredit, sei troppo grande in Italia, vero, in Europa non sei grande, ma nel mercato che utilizzi sei troppo grande, quindi adesso dismetti e cedi a XYZ, e in cambio si fa nei processi, specialmente si fa a fronte di merger, insomma si fa, io do un pezzo di mercato a te qui e tu dai un pezzo di mercato a me lì, e questo riequilibria le posizioni, però non so se sia possibile, forse Luca può dirci. No, sarebbe possibile, però secondo me non sarebbe la strada migliore, perché se guardiamo gli Stati Uniti d'America, loro hanno delle banche nazionali che sono un po' dappertutto, Bank of America, JP Morgan e così via. E come sono arrivati lì? Non sono arrivati lì attraverso, dall'alto verso il basso, dal governo che impone alle banche di diventare nazionali. È semplicemente che non hanno regolazioni a livello statale che permettono a alcune banche di appunto rimanere in un certo stato invece che un altro. Quindi, secondo me, l'incipit dovrebbe essere diminuire le regolazioni dal punto di vista nazionale, evitare che i governi rientrino e giochino con le proprie banche, e da qui nascerebbero delle banche che sono appunto più efficienti, provvedono un servizio migliore, eccetera, che poi si spargono un po' dappertutto. Potrei sbagliare comunque, ovviamente. Sono opinioni, queste sono opinioni. Luca ha più fiducia nel mercato di quanto abbia io, ecco, vedete, abbiamo trovato uno più liberista di me. Mi danno sempre del liberista. Sì, in America è venuto così perché le banche americane fondamentalmente non sono mai state controllate dallo Stato, mai. La storia del sistema bancario italiano e americano è di totale privatezza, no? Privacità, qual è la parola giusta? Vediamo se qualcuno degli ascoltatori ce lo suggerisce. Devo scappare però perché stiamo facendo tardi. Sì, in Europa io credo che il meccanismo di mercato, se lo si lascia andare, qualcosa farebbe, ha bisogno di spungoli, ha bisogno di un po' di antitrust, e occorre anche prepararsi, perché sia chiaro, il sistema bancario europeo è molto inefficiente, molto sovradimensionato in termini occupazionali. Se lasciamo andare il mercato,
l'operazione alla spagnola Caixa Bankia si moltiplicheranno e quindi ne vanno gestite le conseguenze sociali. Tu devi andare via, Michele, vero? Io sì, perché ho un appuntamento fra 10 minuti sul Twitch, così lo dico. Anzi, facciamo un raid, va? State in rete, quelli del Twitch, se avete voglia, facciamo un raid sul canale di Rick Dufer. Cioè, con Rick Dufer, che così lo pubblicizzo, che è al secolo di Riccardo Dal Ferro, che è un giovane filosofo vicentino, che è stato uno dei primi in Italia che ha detto io provo a fare cose, come dire, non di puro intrattenimento. Lui letteralmente cerca di insegnare filosofia, perché quasi tutto su YouTube prima, adesso anche su Twitch, ma per le live, perché è più efficiente. Se vedete i commenti, vedete che alcuni degli ascoltatori hanno detto ridiamoli, raidiamoli. Insomma, è quello che in realtà mi ha insegnato, non l'unico, insomma, è stata la persona che per di più mi ha insegnato a utilizzare questi strumenti che, insomma, io, ecco, in questo caso me lo dico a me stesso, da buon boomer, conoscevo, utilizzavo, ma solo da consumatore, non da produttore. Cioè, da consumatore ho sempre utilizzato queste cose, ma insomma non ho mai pensato che si potessero usare per parlare, come abbiamo parlato noi tre, anche seriamente, di temi. Adesso siamo andati su temi veramente complessi, con lo caso, come rendere efficiente il sistema bancario europeo. Quindi, e c'è questo giochetto che si fa su Twitch, adesso non ve lo sto a spiegare, io l'ho imparato pure da loro, che si chiama raiding, che in realtà è una maniera di farsi favore fra canali che si vogliono bene, nel senso che tu porti i tuoi ascoltatori alla fine della tua trasmissione in quelle di un altro con questo raid. Quindi. Non sapevo. Comunque, boh, non so se interessa la gente, ma noi abbiamo invitato Philippe Von Paris. Un po' di pubblicità, visto che avete un 200-300 persone che vi ascoltano al vostro club. Dai, lascio l'ultima la parola a voi. Abbiamo... Dico a quelli che sono sul canale Twitch di star lì, state tranquilli che anche se Rick non è in linea, fra un po' ci va, stiamo lì, gli facciamo il raid lo stesso, glielo dico esplicitamente. E intanto Luca e Madame, e do a loro la parola per fare un po' di pubblicità al Book Club di Bologna. Ma praticamente ogni settimana leggiamo un libro. Ti sei tolto il microfono. Sono abbastanza nuovo, scusatemi. Ma dicevo che ogni settimana invitiamo un autore e parliamo e leggiamo il suo libro. E, il prossimo ospite è Philippe Van Paris, che mi sa che è l'inventore del reddito di cittadinanza o Universal Basic Income. Basta, non so cosa altro dire. Dobbiamo dire che sono di solito sono in inglese, quindi vi fate anche una lezione in inglese e ascoltate anche un po' di economia, quindi ne uscite comunque più furbi di prima. Grazie infinite, noi abbiamo finito. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. A presto. Ciao Michele. Ciao ciao. Un attimo, io per salutare. Ciao, avevo spento per non disturbare. Ciao, grazie ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Mega ciao. Ciao. Ciao ciao. Questa espressione è divertentissima. Madame mi fa prendere un sacco bene. È proprio una cosa. Allora, state lì, buoni, che adesso sentiamo... Cosa ci dice? Sono d'accordo che Palma basta triggerarlo e diventa un trattore, anzi diventa un caterpillar. Bisogna farlo ingranare, sì, sono assolutamente d'accordo. Fatemi comunicare con Rick che torno fra un attimo, vediamo se fare il raid, però deve accendere. So che accende fra un po', però deve accendere. Siccome la prima parte ce l'ha per gli abbonati, non so. Si può fare il raid finché con gli abbonati?
Sì, tutti possono vedere la live anche se non sono abbonati, solo che lui fa una prima parte iniziale in cui, da quanto capisco, ci sono solo gli abbonati e poi va live, cioè va live, apre agli altri. Ok, gli abbonati hanno solo il privilegio di vederlo in differita. D'accordo, d'accordo, d'accordo. Adesso gli ho appena scritto e quindi mi vedete in forma. Beh, mi fa piacere. In realtà ho dormito poco perché non avevo sonno, perché avevo dormito in aereo, quindi sono stato su. Ho fatto anche quella cosa, alcuni di voi ci sono stati, quello che sempre faccio di mattina, che così per raccontare le mie perplessità di fronte all'incapacità italiana di dibattere pubblicamente in maniera precisa. E poi in realtà mi sono messo a scambiarmi messaggi più o meno interessanti che mi hanno tenuto sveglio e interessato con Susanna, e la mia compagna, e quindi in realtà poi sono andato a letto alle 4 di mattina. Ma va benissimo. Qualche giorno fa mi vedete un po' sbattuti, ora sto bene. Ma sospetto che invece... Sì, video con palma attorno, ma come dite voi, Adriano è un caterpillar, o meglio, un carro armato Tiger, e quindi bisogna come dire, stimolarlo per muoversi, e lui poi, in realtà è molto preciso. Il Duré Baudry, il Dufere Baudry, adesso parte, aspetto che Riccardo mi risponda, probabilmente in studio che fa cose e quindi non si è accorto che gli ho scritto su WhatsApp. Quindi tranquilli, stiamo qui, facciamoci compagnia, vogliamoci bene, tanto non c'è niente di grave. Sento che sta venendo il caldo anche qua, purtroppo, e questo mi infastidisce, e purtroppo, perché ho ancora tante settimane di lavoro. Vabbè, David Cogito è ancora offline. Sì, io non... Palma non insegna più, ha insegnato in vari posti del mondo filosofia, ma credo si sia praticamente... ecco, è spuntato Ricca a dirmi arrivo, attacco fra 3-4 minuti, quindi fra 3-4 minuti ci prepariamo per fare il raid a Daily Cogito, che non lo vedo spuntare. E... Mo Adriano, adesso non voglio raccontare la vita di Adriano, perché cazzi suoi, è anche uno molto privato, e quindi sto zitto, ci conosciamo, chi mi segue sa che ho portato su YouTube un po' di vecchi amici, quello più vecchio di tutti, perché in assoluto fra gli amici con cui ho interazione è di gran lunga il più vecchio di tutti, perché sono 55 anni che ci conosciamo e ci consideriamo amici e ci trattiamo come tali. Eila, tutto bene? Tutto bene. Dormiste bene? Bene, bene, bene. Rocco sta su, le ha dato algo, ora le dare un poco del pollo. Allora, come stavo dicendo, sì, Bernardo Favaretto, che appunto ho salutato da alcuni giorni per un po' di tempo un mio studente ospite a casa, che è anche molto utile anche a me, è un favore reciproco, perché dovendo lavorare, avendo questo cane vecchio, faccio fatica un po' da solo, mi sono un po' in difficoltà. A lui piace molto il cane, al cane anche lui, da dove viene, di origine spagnola, e quindi una mano lava l'altra, insomma, quindi lui si prende anche cura di Rocco quando io non ci sono. Se faccio un'altra chiacchierata con Marco Cappato, ma io con piacere, è che Marco è difficile da corrergli dietro, lo faremo, anzi, guarda, gli scrivo e vediamo se voglio fare due chiacchiere sul futuro del mondo. Io non sto bene con 30 gradi, se i 30 gradi sono secchi ancora, ma poi i 30 gradi, che cazzo me ne faccio dei 30 gradi, scusate, il cielo azzurro come oggi che è stupendo, se devo lavorare? Cioè, io francamente capisco che voi avete, sbeati voi, avete tempo libero, quando c'è da lavorare, da fare, i 30 gradi ti fanno solo fastidio, almeno a me. Quindi io preferisco, sì, insomma, non... Sì, ho capito, meglio del cielo sempre grigio, sono d'accordo. Ma no, non è che vi redarguisco sempre. a me, sì, anche a me, 20 gradi. No, aria condizionata no, la casa ha l'aria condizionata. Infatti ieri quando sono tornato Manuela aveva messo l'aria condizionata e gli ho detto, guarda, mi devi scusare, ma l'aria condizionata da un lato proprio... non mi piace, e poi mi sono uno spreco di energia assurdo, per cui io l'aria condizionata
la uso solo proprio in casi estremi, quando la temperatura supera praticamente i 40 gradi, il tasso di umidità è tale che sei davvero in una pendola a pressione, allora cedo. Che consiste il lavoro in Unis se posso, a parte le lezioni? Beh, le lezioni, gli esami, la preparazione delle lezioni, la preparazione delle lezioni future, i lavori più o meno di ricerca e di scrittura, le commissioni dell'università per la gestione di questo e di quello, le discussioni su chi contrattare e non chi contrattare. La gente come me, diciamo, che ha avuto una carriera non malaccio, non ha limite di età e la tendenza, l'incentivo è andare in pensione tardi. Prima dei 70 non la prendi neanche in considerazione se sei in salute, perché il sistema pensionistico americano ti dà un grandissimo incentivo ad andare in pensione a 70 o dopo, a 70. Perché? Beh, l'età, come dire, minima, standard di pensione per me sarebbe quasi 67, adesso 66 anni e mezzo. E la differenza nella pensione che c'è tra andare a 66 anni e mezzo e a 70 è letteralmente al 60%. E quindi voi capite che l'incentivo è troppo forte. Pubblico meno perché faccio più di queste cose, perché mi interessa, perché mi lascio il pepe nel cassetto, perché no, c'ho big, non con di biotecnologia, biochimica so poco e quindi no. Sono alte le pensioni pubbliche lì, oddio, cambiano, per persone di reddito medio-alto non sono... scusate, devo rispondere a Rick, appunto. Ecco, ragazzi, dai, non riesco a rispondere a tutto quanto. No, non è stato difficile, insomma, ho fatto un po' di cambi, insomma. Le pensioni pubbliche quindi sono alte o meno, non lo so. A mio avviso sono relativamente alte per le persone di reddito medio-basso. Poi in proporzione c'è un cap. La pensione mia al momento a 70 anni è di $4,000 al mese lordi, quindi... sì, sto facendo il manuale, è una delle cose che... Sì, bravo, vi scalzo, ottima memoria, sì. Con Andrea Moro, il quale ha ripreso un po' di entusiasmo, è quella anche una delle cose che voglio assolutamente fare in queste ultime settimane. Ecco, allora, mi dice Rick che... sono in live, quindi adesso andiamo, glielo dico. Allora, pronti tutti? Raidiamo Daily Cogito. Fatemi trovare il mouse, perché con troppi, sono molto utili, tanti screens, però fanno sul casino. Raid Daily Cogito, pronti? L'ho scritto giusto, Daily Cogito, vai! Allora, 152, due secondi, un secondo, eccolo qua, adesso inizia il ride. Eccoci qua, siamo, come vedete, stiamo entrando con 157 al party di Rick. Al party di Rick, adesso lo mettiamo. Grande, grazie Mike. Così lo sentiamo, così lo sentiamo. Non ho capito se il meccanismo... Mi piacciono. Bene, grazie. Bene, allora ragazzi, baci e abbracci dal canale mio, io mi tolgo dai cosiddetti. No, ci stiamo facendo scambi di raid. Eccolo qua, pronti, via. Oggi facciamo una puntata un po' più tranquilla, oggi facciamo una puntata di domande e risposte, e quindi parleremo di quello che vorrete, magari attenendoci alle cose che stanno succedendo. Bello. Eccolo qua, 234, vi saluto, ciao ragazzi, chiudo, end broadcast. Ci si vede dall'altra parte tra un secondo.